Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel dietro le quinte di quello che realmente accade quando si prepara tutto quello che si deve recensire. In questo caso sto caricando una grande batteria LiFePO 4 da 200 Ah, sto caricando questo grande powerbank che in confronto sembra un giocattolo, comunque poi ve ne parlerò pure, ma oggi voglio parlarvi, proprio perché lo sto utilizzando, di questo multimetro con pinza amperometrica che funziona sia in corrente continua che in corrente alternata della GVDA. E già da questo marchio vi ho recensito una marea di prodotti che si sono dimostrati tutti funzionantissimi, tutti perfetti e tarati bene. Questo addirittura me l'avete visto utilizzare forse un paio di mesi fa, lo possiedo dai primi di febbraio, e l'ho utilizzato per farvi vedere per esempio la tensione dei pannelli solari, eccetera. E anche queste batterie poi riguardano il discorso pannelli solari, accumulo, ma ne parleremo più avanti. Comunque, questa pinza amperometrica, anche automatica, con display retroilluminato a colori, con tante funzioni, eccetera, è modello GD168B, che costa adesso scontato di circa il 50%, su per giù 25 euro. Non so se è uno di quegli sconti permanenti che praticamente costa sempre 25 euro o meno, indagherò, non ricordo il prezzo di quando mi hanno proposto di recensirlo. Comunque 25 euro per un prodotto di questo tipo è interessante. Facciamo un paio di test, vediamo effettivamente, confrontandolo con un altro multimetro che per me ormai il mio multimetro di riferimento, testato un milione di volte, confrontato con multimetri professionali, si è sempre dimostrato attendibile, perfettamente allineato a quelli, nonostante costi molto di meno, su per giù una sessantina di euro. Comunque parliamo di lui, mettiamolo sul bancone, vi faccio vedere quello che arriva all'interno della confezione e iniziamo subito con i test. Iniziamo. E allora, guardiamo innanzitutto la confezione, quindi una semplice scatolina che a quanto pare è in comune anche con un altro modello, quindi condividono lo stesso packaging, anzi forse sono tre i modelli, ma il nostro in questione è il modello, come vi ho detto poco fa, GD168B. Accendiamolo subito premendo questo tastino, lo mettiamo da questa parte, nel frattempo si calibra e vi faccio vedere anche questa scatolina, questa confezione, una borsetta per proteggerlo, abbiamo una sondina per la temperatura, i tappi per quanto riguarda i puntali e anche il tappo nella parte posteriore e questa retina con all'interno il manuale di istruzioni. Allora, non sarò molto tecnico per due motivi: uno perché il video durerebbe un'eternità e poi perché io non sono un tecnico, lo utilizzo a livello hobbistico, ho la possibilità di farveli conoscere, ma molte delle funzioni che questi multimetri ci permettono di fare, di svolgere, sinceramente non le ho mai utilizzate se non in casi proprio sporadici. Allora, la prima cosa che conviene fare quando si utilizza un multimetro per verificare che i puntali funzionino, non ci siano interruzioni nei cavi, eccetera, è fare il test di continuità, e io lo faccio ogni volta, anche se un multimetro che conosco, la prima cosa che faccio, unisco e se sento questo rumore vuol dire che c'è continuità. Questo è un test che si fa quando si vuole vedere se c'è continuità su una superficie, su un cavo che può essere interrotto, eccetera. Quindi un funzionamento semplicissimo. Poi abbiamo la possibilità ovviamente di misurare la tensione sia in corrente continua che in corrente alternata. Vi faccio vedere innanzitutto la tensione da questo gigante power bank. Allora, proviamo subito a mettere i contatti da questa parte. Come vedete abbiamo 46,47 volt. Ho messo ovviamente puntale al contrario, me lo dà in negativo, ma messo in questo modo ovviamente me lo dà correttamente, quindi 46,49. Adesso facciamo un confronto con questo ed è praticamente identica, 46,49, quindi perfettamente allineato. Allora, una volta ho fatto un test di una funzione e qualcuno ha commentato dicendo: "Ah, si vede che non è il tuo lavoro, perché non hai detto nemmeno il valore in ohm, kilo ohm, eccetera." È vero, non è il mio lavoro, ve l'ho detto poco fa, però ho la possibilità di farvi conoscere questi strumenti e quindi semplicemente vi dico che posizionandolo in questo modo avremo un risultato di 0,813. E per vedere se è giusto utilizziamo di nuovo quest'altro, però devo metterlo in questo modo. Ok, guardate qua, e abbiamo 0,813, 814, quindi praticamente lo stesso risultato, perfettamente allineati. Già questi test basterebbero per farvi capire che è attendibile, ma noi proseguiamo. Guardiamo anche la funzione della pinza amperometrica, poi vi dico tutte le varie funzioni dei tastini, eccetera. Intanto vediamo quanto sia affidabile, perché se volete comprarlo già a questo punto, vedendo che è un tester affidabile, potreste andare sul link e acquistarlo. Ma noi vediamo anche l'amperaggio, quindi la corrente, utilizzandolo però in corrente continua. E allora, dato che sto caricando questa batteria e abbiamo un alimentatore da banco che indica 4 A.05, allora mettiamolo in modalità di lettura degli ampere.
Ok, è già impostato in corrente continua, si può cambiare premendo questo tastino e quindi variare le varie funzioni. Noi andiamo quindi in corrente continua. Lo metto quindi in uno dei due capi e vi faccio vedere che anche in questo caso avremo lo stesso risultato. Quindi scusatemi, lo metto così. Là abbiamo 4 e 0,5 e qua abbiamo 4 e 0,2, quindi va benissimo. Si deve stabilizzare, ogni tanto sale, scende, però come vedete 404, perfetto, direi che perfettamente allineato 404, 405. Come vedete anche sull'alimentatore che sta caricando la batteria. Quindi già tre test su tre mi ha dato il valore perfetto, esattamente quello che doveva darmi. Un'altra delle funzioni che abbiamo è quella di no contact voltage, praticamente riesce a trovare un cavo attraverso il quale passa la corrente senza contatto utilizzando questa parte finale. Per poter andare su questa voce dobbiamo scorrere fino all'ultimo comando. Con questa lancetta virtuale andiamo quindi su NCV e Live. Live serve per utilizzarlo come cercafase e ci vuole il puntale da inserire sotto. In questo caso no contact voltage, non essendoci un contatto, non è necessario utilizzare puntali, quindi mi sposto. E facciamo la prova con un cavo nel quale c'è una guaina, quindi in questo caso il cavo è protetto e proveremo a vedere spostandoci, quindi in questo modo, se riesce a individuare dove si trova il cavo con la fase e dove invece non c'è, quindi dove c'è la linea, anche se in realtà tramite la guaina, doppia guaina, in base a come sono attorcigliati i fili all'interno, potrebbe anche andare in confusione, però noi facciamo lo stesso la prova, quindi mi sposto. Allora, guardate, in questo caso sono riuscito a trovare la posizione giusta. Se io mi sposto in questo modo, mi dà la linea. Se giro leggermente, trova invece la fase. Quindi si accende anche la H. Quindi L, linea e H mi dà la fase e cambia colore, tipo di beep. Quindi riusciamo a renderci conto in questo modo di dove si trova. E allora ve lo faccio vedere da qua perché così riuscite a capirlo meglio. Allora guardate, se io vado qua si accende la H, si spegne, quindi cerca fase mi indica che la fase è a sinistra. Se tocco quest'altro invece non suona, quindi abbiamo la fase solo da un lato. È utile quindi in questo caso per capire questo concetto. Per farvi vedere invece il discorso no contact voltage, lo facciamo da quest'altra parte, questo lo spengo e vi faccio vedere da quest'altro lato con i fili molto vicini, così riuscite a rendervi conto un po' meglio. Quindi cambiamo funzione, andiamo su no contact voltage, con la terra non abbiamo alcun segnale, mi suona perché comunque abbiamo vicini gli altri cavi, quindi mi avvisa. Questo ora è la fase, devo metterli vicini. Allora, con questo non suona e con questo sì. Quindi, come vedete, quello blu è la fase. Non è preciso al massimo, effettivamente, però ci può essere d'aiuto. Diciamo, in alcune circostanze può essere utile, però non è preciso come gli altri. Effettivamente ne ho provato qualcuno che era un pochettino più preciso. Però è l'unica funzione in questo caso che non mi sta dando proprio le prestazioni al 100%. Proviamo a vedere anche la tensione in corrente alternata. Quindi messo sempre in automatico, riaccendo questa parte e in automatico dovrebbe darmi circa 230 volt 50 Hz, quindi 220 va benissimo, fra 220 e 230 siamo a posto, 49 e 9, quindi va bene sia per quanto riguarda gli Hz, quindi la frequenza, che per quanto riguarda la corrente, quindi alternata a 220 volt. Facendo la prova con questo abbiamo sempre 220-221 volt esattamente come l'altro, ma gli Hz anziché essere 49,9 sono 50, quindi più preciso questo, ma praticamente va benissimo. E adesso fatte queste prove, vediamo quindi le varie funzioni che ci offrono questi tastini. Quindi andrò veloce perché alla fine le funzioni sono su per giù sempre le stesse, ma nella parte posteriore abbiamo il vano della batteria, l'ingresso per i due contatti, quindi i puntali. Da questa parte abbiamo un tasto con doppia funzione che serve sia per accendere la luce nella parte frontale che come hold, quindi per memorizzare un valore che abbiamo sul display. Nel caso in cui, come in questo caso stringendo tra le dita i due puntali, vogliamo memorizzare questo valore perché dobbiamo andare a scriverlo su un foglio di carta, appuntarcelo,
Come vedete rimane impresso sul display e anche se facciamo altre misurazioni questo non cambierà. Premendolo di nuovo quindi si cancellerà, ma se lo teniamo premuto accenderemo il LED nella parte frontale. È un pochettino ostacolato effettivamente dalla pinza, però ovviamente in questo caso si utilizza proprio per raggiungere il cavo, quindi avremo la pinza aperta e potremo utilizzarlo per fare le nostre misurazioni. Come abbiamo visto sono abbastanza veritiere. Questo me l'avete visto utilizzare più volte, quindi serve per scorrere nelle varie voci. E vi faccio vedere che siamo in questa voce, quindi la misurazione della tensione in corrente alternata. Premendo questo, passeremo in DC, quindi corrente continua. E a proposito di funzioni, però stavo dimenticando di farvi vedere che abbiamo anche la funzione per la lettura della temperatura. Vi ho detto che c'è la sondina, però non l'ho utilizzata, quindi prendiamola dalla confezione, facciamo una misurazione veloce, solo per vedere come funziona. Non ho intenzione di star lì a fare i controlli per verificare se sia attendibile o meno, perché alla fine un grado di differenza penso che cambierebbe poco. A noi interessa vedere solamente come si comporta. Quindi, una volta acceso, dobbiamo andare a selezionare CF, quindi per la temperatura. Perfetto. E in questo caso, tenendolo fra le dita, avrò 29,9 gradi, 85,8 gradi Fahrenheit, quindi indica la temperatura giusta della mia mano. Considerate che la temperatura corporea, che riguarda per esempio la misurazione della febbre, indica la temperatura interna riferendosi alla temperatura esterna. Quindi la temperatura esterna non corrisponde a quella interna, ma sul termometro ci dirà qual è la temperatura del nostro corpo all'interno basandosi su quella esterna, che solitamente, soprattutto sulle mani, non supera mai i 32-33 gradi. E va bene ragazzi, quindi abbiamo fatto queste prove, abbiamo visto che non ho la febbre, continuo a caricare la mia batteria, a caricare anche uno smartphone tramite questo grande powerbank. Spero che vi sia piaciuto questo video, che non è stato assolutamente tecnico, ma è servito per farvi capire che questo multimetro pinza amperometrica funziona bene. Poi che non sia il mio lavoro, questo non ha importanza. Abbiamo fatto le prove, abbiamo visto che i risultati sono perfetti, quindi se vi serve un multimetro che faccia da pinza amperometrica sia in corrente continua che in corrente alternata, che vi dia la possibilità di controllare se le batterie sono cariche o sono scariche, se tutto quello che si può fare insomma con un multimetro, con 25 euro è abbastanza completo e ben fatto. Andate a dare un'occhiata, se trovate anche un codice di sconto non scordate di provare, ricordatevi che i codici di sconto hanno una scadenza. Non so quanto dureranno, possono durare una settimana, 10 giorni, un mese, però poi scadono, quindi affrettatevi. Non mi rimane che ringraziarvi, invitarvi a mettere mi piace a questo video, mettere anche un segno di spunta sulla campanella, cliccate ovviamente sul tastino iscriviti e ci vediamo tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!